Ben incontrati cari amici, buon sabato 3 agosto. Siamo nella 17ª settimana del tempo ordinario. Invochiamo il dono dello Spirito come facciamo di solito e ancora una volta con questa preghiera. O Spirito Santo, dono del Padre e del Figlio, unica mia guida, conducimi tu sulle strade della vita. Donami di ascoltare con cura la parola di Gesù, per trovare in essa la forza di amare. Donami di non giudicare nessuno e di accettare da tutti la correzione. Donami di scoprire il buono che c'è in ciascuno e di offrire a tutti l'unico vero bene, Gesù. Via, verità e vita. Iniziamo la lettura del capitolo 14 di Matteo. È il racconto che vede come protagonista Giovanni Battista e Erode. Ascoltiamo, sono 13 versetti. In quel tempo, al tetrarca Erode giunse notizia della fama di Gesù. Egli disse ai suoi cortigiani: «Costui è Giovanni il Battista. È risorto dei morti e per questo ha il potere di fare prodigi». Erode, infatti, aveva arrestato Giovanni e lo aveva fatto incatenare e gettare in prigione a causa di Erodiade, moglie di suo fratello Filippo. Giovanni, infatti, gli diceva: «Non ti è lecito tenerla con te». Erode, benché volesse farlo morire, ebbe paura della folla perché lo considerava un profeta. Quando fu il compleanno di Erode, la figlia di Erodiade danzò in pubblico e piacque tanto a Erode che egli le promise con giuramento di darle quello che avesse chiesto. Ella, istigata da sua madre, disse: «Dammi qui, su un vassoio, la testa di Giovanni il Battista». Il re si rattristò, ma a motivo del giuramento e dei commensali ordinò che le venisse data e mandò a decapitare Giovanni nella prigione. La sua testa venne portata su un vassoio, fu data alla fanciulla e lei la portò a sua madre. I suoi discepoli si presentarono a prendere il cadavere, lo seppellirono e andarono a informare Gesù. Come dicevo nel presentare questo Vangelo, protagonista di questo brano del Vangelo di Matteo al capitolo 14 è da una parte Giovanni il Battista, il profeta, l'accusatore di immoralità e dall'altra Erode con Erodiade e la figlia di Erodiade. Il soggetto Erode meriterebbe uno studio di uno psicanalista, perché è un uomo di potere, ma di una grande vigliaccheria nello stesso tempo. Passiamo in rassegna alcune caratteristiche di quest'uomo. È superstizioso. Pensa che sia Giovanni il Battista risorto dai morti, questo Gesù di cui si parla. È pauroso di quanto la gente possa dire. Per quello non vuole eliminare Giovanni il Battista, si limita a metterlo in prigione. È ricattato da quella che è la sua compagna di vita, che è poi la moglie del fratello, motivo per cui Giovanni il Battista lo accusa di immoralità. È vigliacco perché di fronte alla richiesta della figlia della sua compagna cede, dicendo: «Non posso perdere la faccia di fronte ai miei commensali». È proprio un caso d'un potente debole, d'un potente vigliacco, d'un potente
in piena contraddizione, eppure un potente che dispone della vita di un profeta. E quindi il vero protagonista morale di questo brano è Giovanni il Battista, il quale, scelto da Dio fin dal seno di sua madre ad essere il precursore, diventa in questo episodio non solo precursore della nascita di Gesù, ma anche precursore di come Gesù morirà. Il profeta muore martire, muore ucciso. Avviene con Giovanni il Battista e sarà un fatto premonitore per Gesù. Avendo saputo questo, Gesù senz'altro comincerà a pensare alla sua morte di profeta, alla violenza che anche lui, come il Battista, dovrà subire per una morte appunto violenta. E tante cose potremmo dire di questo Vangelo. Potremmo dire come è importante aver cura di una fedeltà alla propria coscienza. Una persona con o senza potere è persona, ha la dignità di persona, soprattutto in forza dell'obbedienza e della vigilanza sulla propria coscienza, per cui agisce secondo il bene dettato dalla propria coscienza. Un'altra considerazione potremmo farla sulla profezia. La profezia è proprio questo, dire una parola che viene da Dio e che è in grado di giudicare la situazione concreta di vita d'una persona, soprattutto del potente, quando va di mezzo una coerenza di vita. C'è anche la dimensione dei discepoli che accorrono a raccogliere i resti mortali del loro maestro, Giovanni il Battista, per dare ad esso una degna sepoltura. Che cosa ricavo per me da questo brano di Vangelo? Non so, la riflessione che io ho fatto è proprio questa. Come è importante nella vita, anch'io nella mia vita, non solo correggere gli altri, ma soprattutto lasciarmi correggere dagli altri. Profezia è anche quella parola che arriva a me come correzione del mio comportamento. In un certo senso mi può arrivare da tutti. Tutti possono in qualche modo direttamente o indirettamente correggere un mio atteggiamento, una mia parola, un mio operato. La vera persona acquista la sua dignità anche nel momento in cui mantiene aperto mente e cuore alla correzione degli altri, perché nessuno che abbia una corretta conoscenza di sé si immagina immune da errore e quindi immune da possibili correzioni. La correzione fa crescere la persona nella sua fedeltà al bene e nella sua dignità morale. Abbiamo terminato questo servizio della parola per un'altra settimana, questa 17ª del tempo ordinario. Vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica sotto la benedizione del Signore. Il Signore sia sopra di te per proteggerti, davanti a te per guidarti, dietro di te per custodirti, accanto a te per accompagnarti, dentro di te per benedirti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E arrivederci alla prossima.